devono essere di un certo tipo, devono essere meglio se ex giocatori, meglio se hanno avuto qualche incontro ravvicinato, diciamo così, con Cruyff in vita, ok? Se hanno giocato anche mezza stagione nel Barça, come era il caso di Valverde, se hanno un po' di esperienza in Liga o qualcosa del genere, possono andare bene. Il problema per noi, per come la vedo io, è... Prima vi parlavo di urgenza storica, diciamo così, dettata dal dominio del Real. A questo dobbiamo aggiungere il fatto, ovviamente inesorabile, il tempo passa e Messi diventa sempre più grande, ok? Quindi i tifosi, ma penso anche la dirigenza, pensano non stiamo sfruttando i migliori anni di Messi. Mentre Messi prima, ai tempi di Guardiola, ma anche Luis Enrique, con 22, 23, 24, 25 anni, pensava godiamocelo, abbiamo tanto tempo, cioè si pensava a un anno in più, adesso un anno in più che ci godiamo Messi. Negli ultimi 2-3 anni io stesso ammetto che questo si è un po' rovesciato, adesso pensiamo un anno in meno, abbiamo un anno in meno per goderci questo fenomeno. Quindi lo stile da noi è un po' come si suol dire, arma a doppio taglio, no? Perché ci sono, io adesso vi faccio l'esempio, Valverde è uno che aveva sfornato un po' di giovani al Bilbao, devo dire per forza di cose, perché se non li sforni lì, non li sforni da nessuna parte. Da noi, al Barcellona, sembra quasi che, per come la vedo io, alcuni giornalisti, opinionisti, chiamiamoli come vogliamo, tuiteros, per me si arriva al punto di, mettiamo tra le virgole, strumentalizzare, ok, alcuni talenti giovani della Masia, come abbiamo noi, i vari, anche Alegna, che è quello che sta trovando, che ha trovato più spazio, e Ricky Puch, di cui sicuramente avrete sentito parlare perché c'è tutto l'hype del caso. Madonna, sì, anche se io non sapevo si leggesse così, ho sempre letto Puig perché non avevo idea di come si leggesse. In catalano sarebbe qualcosa come Puch, cerco di dirvelo in modo umano, sì. Allora, no, torno sul discorso. Tanti, in realtà, per come la vedo io, in realtà ci stanno vendendo una loro idea, questa idea di tornare sullo stile che dovrebbe avere il Barça, dimenticando sia l'età degli attuali giocatori che abbiamo in rosa, i vari Busquets, Rakitic, Piqué stesso, dimenticando che non c'è più il Pedrito che ti fa 15 km a partita e ti va a pressare ovunque, non ci sono più Xavi Iniesta, che ve lo dico a fare, non c'è Dani Alves, non c'è Puyol accanto a Piqué che lo rendeva 100 volte meglio, eccetera eccetera. Vorrebbero replicare gli stessi filmati che vediamo adesso nelle partite, soprattutto quella più famosa, magari 5-0 contro Real, oppure 2-6, quelle lì in cui giocavamo da Dio, va bene, ma non si rendono conto che adesso gli interpreti sono cambiati e Messi stesso, come sicuramente avrete notato anche voi, si gestisce sempre di più nelle ultime 2-3 stagioni. Torno sul discorso, manca sempre un anno in meno della sua carriera. Sembra che Messi stia giocando sapendo di avere, non so se avete presente il videogioco dove potevi spendere i nitro per la macchinina, no? Sì, lui sì. Sa di avere ad esposizione 30 nitro a stagione, ok? E quindi veramente prova a scegliere il momento in cui accelera. Contro l'Atletico, contro il Real ci prova e spesso ci riesce. In Champions quest'anno ha fatto gol quando doveva farlo, ha fatto il miracolo all'andata contro il Liverpool, partita di ritorno ha provato anche ad accelerare, non c'è riuscito, ha fatto qualche assist per i compagni e non c'è riuscito, ma lo vedi che lui è un maestro della gestione anche del proprio corpo. Quindi i ragazzi vanno sfornati con cautela e Valverde è uno che ci pensa 7 volte. Lo stile non si può sicuramente replicare. Io onestamente, rispondendo alla domanda che mi dicevi prima su cosa ci si poteva aspettare da Valverde, onestamente sì, l'affidabilità
problema è che non mi sarei aspettato da giocatori appunto molto senior, per dirla con un eufemismo, il crollo di Roma. Poi un anno cercando di spiegarci che avevano imparato la lezione, che questo non sarebbe mai successo, aggiungi in rosa un Arturo Vidal, Busquets, Rakitic super esperti, Rakitic fresco di bel mondiale, Piqué dietro, Jordi Alba dietro, quindi Luis Suarez e Messi davanti, tutto tranne che giovanotti che potevano, insomma, a cui potevano tremare le gambe. Invece siamo crollati, siamo tornati alla notte di Roma, forse ancora peggio, perché appunto avere il bagaglio anche emotivo di quello che era successo l'anno prima, avere il Real fuori dalla Champions, perché diciamocelo, da noi in Spagna un po' il termometro della stagione di Barça e Real è un po' anche quello che fa l'altra squadra. Quando il glorioso Ajax, che tu conosci meglio di tutti noi, ha vinto al Bernabeu, alcuni di noi dicevamo va bene, cioè, ma adesso la strada è veramente spianata, cioè veramente cambia la stagione quando esce il Barça, cambia la stagione in casa Real. Quest'anno quando è uscito il Real, per forza di cose è cambiata la stagione da noi. Credo che sia un po' la stessa cosa in Italia con la Juventus e tutte le altre. Esatto. Infatti si fa sempre la battuta, no? Che il più grande trofeo delle altre squadre italiane di blasone negli ultimi anni è l'eliminazione della Juventus dalla Champions. Sì, è diventata un po' la stessa cosa. Peraltro io posso testimoniare che mio padre era a Barcellona nel anno di grazia del Signore 1997, il Real uscì non so da che coppa, e mio padre si trovò in mezzo alla festa popolare, più o meno, per cui, cioè, quello succede da 60 anni, credo, in Spagna. Però assolutamente sì, io per primo pensavo che estromettendo il Real, poi il turno dopo quando l'Ajax ha fatto fuori pure la Juve, io lì ho pensato il Barça, se si gestisce bene, non ha più avversari al suo livello, tranne forse il Liverpool, e infatti è andata esattamente così. Mick, coinvolgo anche te, che sei stato silenzioso fino adesso, in che misura il Barça ti ha deluso quest'anno, se ti ha deluso, ammesso non concesso che ti ha deluso, e come consideri adesso, dopo un anno e mezzo, si può iniziare a fare delle valutazioni, poi magari anche Ale può dire la sua su questo piccolo argomento, alla fine l'investimento su Coutinho? Ma guarda, io sono stato silenzioso, ma ho ascoltato, ho preso un po' di appunti, ho ascoltato con vivo interesse, ci sono diverse cose interessanti che Ale ha detto, diversi spunti. Il primo di tutti, secondo me, è questa ossessione per la vittoria in Champions League, che per alcune società, alcuni club, diciamo alcune piazze, mettiamo da conto anche i tifosi, fa passare in secondo piano, forse anche perché appunto si è dominato per tanto tempo la stagione e la vittoria in campionato. Allora un po' anche la certa stampa, no, che magari non vede bene quella società o quel club, allora cerca di comunque di sminuire, o comunque a volte sono gli stessi tifosi di quel club, no, che vedono tipo la Juve, vedono una stagione fallimentare perché eliminati dall'Ajax. È stato un fallimento la campagna in Champions, quando vinci il campionato a marzo non è una stagione fallimentare. Secondo me lo stesso è per il Paris Saint-Germain. È vero che c'è stata anche la sconfitta, l'eliminazione in Coppa di Lega e la sconfitta in finale con Rennes in Coppa di Francia, però insomma era il primo anno di Tuchel, poi ci sono stati dei problemi a livello di mercato, eccetera eccetera. Lo stesso per il Barcellona, cioè alla fine comunque hai dominato, come diceva Ale, 8 volte la Liga e vinto su 11 campionati, hai dominato il campionato, poi le avversarie si sono autodistrutte, e si è parlato del Real, ma io penso anche all'Atletico Madrid, insomma, che poi dopo la sconfitta clamorosa con la Juve, per come si era messa la partita di andata, un po' sparito, se non sbaglio, no, dal torneo nazionale. Però non la vedo una stagione disastrosa. È chiaro che, come avete detto voi, soprattutto dopo anche l'eliminazione della Juve, Barcellona era fra le favorite, ma era fra le favorite come il Liverpool. Infatti è uscito dal Liverpool, fa sensazione per come è uscita, però insomma era un'eliminazione che ci poteva stare,
è chiaro che è clamorosa per come è andata la partita di andata, però se analizziamo la partita di andata al di là del risultato è anche difficile, e tutti siamo stati in difficoltà alla fine della partita di andata a spiegare come avesse fatto il Barcellona a vincere 3-0, perché comunque era una partita per 70 minuti, era stata nelle mani del Liverpool. Per quanto riguarda poi l'evoluzione tattica del Barcellona, ora senza perdersi troppi di rigori, però mi sembra che questo abbandono dell'uso del gioco di posizione, dell'uso del pallone per creare superiorità posizionale, per smantellare la difesa avversaria, dare più spazio a questa verticalità, si era già visto anche con Luis Enrique. Diciamo che Valverde ha completato in qualche modo un processo che comunque era iniziato già dall'addio di Guardiola, ecco, mi sento di dire. Poi mi avevi chiesto di Coutinho, e Coutinho è un grande mistero, perché c'è stato un momento in cui in questa gestione di Valverde sembrava essere diventato uno dei giocatori più forti, no? Che in circolazione aveva fatto cose buone, poi alla fine è sparito fondamentalmente, no? Ora non so se Ale mi corregga pure se mi sbaglio. Probabilmente, secondo me, il Coutinho vero è un po' nel mezzo fra quello invisibile che abbiamo visto con l'Inter e quello stratosferico che poi ha creato le premesse per il passaggio al Barcellona. Quindi un po' una via di mezzo. Probabilmente non è nemmeno facile comunque giocare in una squadra dove ci sono giocatori come Messi e Suarez che catalizzano il gioco nella tre quarti offensiva, e quindi tu devi comunque essere a servizio di questi giocatori qui. Il paradosso con Coutinho è stato che l'anno scorso, la stagione scorsa, si è inserito, diciamo, verso gennaio, febbraio, no? Quindi arrivava dal Liverpool con tutto l'affare di mercato che si è prolungato per più di un anno. Si è inserito benissimo. Alcuni adesso, ovviamente, ma noi in Spagna, ma un po' anche in Italia, ma in Spagna abbiamo questa espressione che ha origine nella corrida de toros, quindi a toro pasado vuol dire quando il toro è già andato, quando già si sa com'è andata. Tanti a toro pasado stanno dicendo che è arrivato che volava, perché la preparazione fisica del Liverpool era superiore, invece al Barcellona, come tutti sanno, si cammina, e quest'anno non ce la fa. Detto ciò, per me è un giocatore, cioè io lo stimo tantissimo e l'ho difeso fin troppo, fino a quando un po', diciamo, sono rimasto senza tante motivazioni, no? Perché soprattutto in questa seconda parte della stagione non aggiungeva niente, non combinava niente. Anche senza munizioni, direi, no? Non potevi sparare perché appunto le prestazioni erano indifendibili. Esatto. Per me è un giocatore che l'idea che mi sono fatta, la spiegazione che cerco di darmi è un giocatore che ha la giocata in testa, non sempre, ma spesso ha la giocata in testa, però non ha la partita in testa. Quindi la sua testa non è un PC ultima generazione come lo era la testa di Iniesta, Xavi, come può essere il nostro Arthur adesso, no? Che sanno leggere, sanno interpretare quello che sta succedendo in quella partita. Lasciamo da parte la testa di Messi, che quella è un'altra cosa. Ma Coutinho spesso ci azzecca anche la giocata. Si ritaglia lo spazio, cerca di rientrare sul destro e prova il tiro, perché quella è la sua qualità. Quindi qualche giocata la indovina anche. E devo dire che i pochi momenti brillanti quest'anno, ma anche l'anno scorso, sono stati quando ha giocato più da esterno sinistro. L'altro giorno scherzavamo su Twitter con i ragazzi, con Giorgio direttore, i ragazzi sulla carriera che avrei voluto, la carriera dei sogni, no? Quindi
esterno sinistro senza compiti difensivi. C'era qualcuno che rideva su questo. Sì, Edo, hai scandalizzato il battaglion, esatto. Che da bravo terzino di spinta, Veneto da un lato e con i principi del gioco olandese nel cuore, ti avrebbe sputato.